Signori, abbiamo preso la zecca. Hai capito dove siamo? In un canile. Ma no, abbiamo una zecca, cosa dobbiamo fare ora? Metterci l'olio. Si stacca da sola qui. Non hai capito, questo è il posto dove c'è il metallo più prezioso e la moneta canta, quindi siamo... allo zecchino d'oro. Allora, giovanotto, questa è la zecca di Stato e noi siamo qua per fare il colpo del secolo. Nella banda ci siamo io, Berlino, Tokyo, Rio, Bogotà, Manila, Denver, Stoccolma e tu sei... Porto Torres. Va bene, Porto Torres. Ora che siamo dentro ci vestiremo con la tuta rossa e la maschera di un noto artista spagnolo. Sai chi abbiamo scelto? Enrique Iglesias. Salvador Dalí. Ah. La indosseremo tutti, abbiamo travestito anche gli ostaggi come membri della banda. Bella. Quindi ora siamo pronti per fare un flash mob. La rapina del secolo. Ah. E per evitare ai cecchini di spararci, che ci siamo, che abbiamo vestito gli ostaggi come noi, cosa possono fare? Colpire da lì? No, da lì no, ma magari da là sì. Che c'è la finestra aperta, vedi? Allora, Porto Torres, Tokyo è responsabile delle armi, Palermo fonderà l'oro, mentre Oslo terrà bada agli ostaggi. E tu, Porto Torres, invece di cosa ti occuperai? Di ormeggiare la Tirrenia. Molto bene, il nostro obiettivo è il cavò, situato a 48 metri sottoterra, ma appena proveremo a entrarci verrà immediatamente allagato. E tu nel frattempo cosa farai? L'annuncio. Attenzione prego, si avvisano i signori passeggeri che il parlabussola è aperto in Goppa o Ponte 6. Advise all passenger that... la bussola è aperta in Goppa o Bridge 6. No, giovanotto, tu nel frattempo monterai la camera di decompressione. Sai quando è necessario fare una decompressione? Dopo un pomeriggio di shopping con mia moglie. Ma per favore, comunque superato questo punto dobbiamo solo resistere e fondere. Ora ti faccio un test, o rispondi bene o ti faccio fondere tutto l'oro della zecca con un accendino, chiaro? Vai tranquillo. In quale forma è l'oro della zecca? Catenine, orecchini, anellini, ma piccoli 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 piccoli, piccoli. Ma perché? E li deve indossare una zecca. C'ha le dita piccole la zecca, non le dita. Ma per favore, l'oro in forma di lingotti, tu dove lo cercheresti un lingotto? A Torino. Cambiamo argomento, cosa fai con il crogiuolo? Mischio il tabacco col bocciuolo. Con l'ossiacetilina? Ci stendo la cartina. Con le pinze e l'acciarino? Mi preparo un bel filtrino. Indi, cosa fai con il cannello? Ci fumiamo lo spinello. Giovanotto, ma tu sinora hai mai fuso? 3 volte. E cosa hai fuso? La macchina. Vabbè. Quando parliamo di omogenizzazione? Quando? Quando parliamo di omogenizzazione? Nella prima infanzia. Come si eliminano le impurità dell'oro? Facendo tanta plim plim. E se ti dico che in una giornata normale arriverai a fondere da solo anche oltre 1000 chili di oro, cosa fai? Me la squaglio.
Ma che, giovanotto, qui si fonde o si resiste? Tu non sai fondere, quindi cosa fai? L'annuncio? Attenzione, prego. No. Tu resisterai proprio qua alla fine di questo lungo corridoio. Ma fai molta attenzione, tra poco faranno irruzione le teste di cuoio. Come pensi di fermarle? Col lucido da scarpe. Loro distruggeranno completamente la facciata dell'edificio, le finestre, i terrazzi e persino il tetto. Ma noi lo sapevamo e infatti abbiamo preparato... Le pratiche per il 110. La mitragliatrice. Tu gli scaricherai addosso tutti i tuoi caricatori e non ti muoverai di un passo, anche se loro si faranno largo con le bombe a mano. Metteranno davanti il loro bazooka, spareranno gli AK-47 e satureranno l'aria di gas. Tu ti immolerai rimanendo qua per consentire agli altri membri della banda di scappare e godersi una bella vita in Thailandia con il bottino. Chiaro? Fidati. Ecco che arriva a Tokyo. Buonasera. Tokyo, ho una brutta notizia per te. Rio è andato. Cosa pensi di fare adesso? Il carnevale a Venezia. Ottimo. E a Venezia vedrai Palermo. E sai perché? Perché Porto Torres mi ha fatto fumare. Va bene, allora facciamo così. Quanto a te, Porto Torres. Ultima possibilità. Cosa faremo se alla fine il nostro piano va a rotoli? La casa di carta igienica. Fuori!